In questo esercizio del libro Amaldi abbiamo una ballerina, una pattinatrice, che sta ruotando prima con le braccia allargate, poi stringe le braccia e, come tutti sanno, la sua rotazione diventa più rapida, quindi la velocità angolare diventa maggiore. Qui vediamo un altro bel disegno della ballerina. Qui veramente dovrebbe avere le braccia allargate e qui le braccia lungo il corpo. Comunque cerchiamo di capire perché la velocità angolare diventa più grande dopo che ha portato le braccia lungo il corpo. Il motivo è la conservazione del momento angolare della ballerina. Infatti scriviamo la legge dell'impulso angolare. Questa legge afferma che se c'è un momento torcente totale applicato a un sistema che può ruotare e questo momento torcente totale agisce per un certo tempo delta t, allora al termine di quell'intervallo di tempo avrà fatto variare il momento angolare del sistema. Ma in questo caso la ballerina già sta ruotando da sola per inerzia. Non viene applicata una forza alla ballerina per farla ruotare. E quindi non c'è nessun momento torcente applicato alla ballerina. Di conseguenza non cambia il suo momento angolare, cioè non c'è variazione di momento angolare. Questo vuol dire che il momento angolare, non variando, si mantiene costante. Ma il momento angolare si può anche scrivere I per omega. Togliamo le frecce e ragioniamo con i valori numerici, vuol dire che il prodotto tra il momento di inerzia e la velocità angolare della ballerina prima, quando aveva le braccia larghe, è uguale al prodotto dopo, quando stringerà le braccia. Quando stringerà le braccia cambierà sia il momento di inerzia che la velocità angolare della ballerina. In particolare il momento di inerzia diminuirà. Questo perché sappiamo che anche se la massa rimane la stessa, una distribuzione di masse più larga, come all'inizio quando aveva le braccia larghe, corrisponde a un momento di inerzia maggiore. Una distribuzione delle stesse masse, però una distribuzione più stretta, corrisponde a un momento di inerzia più piccolo. Per esempio, immaginiamo che il momento di inerzia, dopo aver stretto le braccia, si dimezzi rispetto all'inizio, quindi avrà un momento di inerzia a metà. Ma affinché il prodotto I omega rimanga identico, la velocità angolare dovrà raddoppiare. Quindi un momento di inerzia più piccolo costringerà la velocità angolare ad aumentare. Del resto, anche da un punto di vista matematico, ricavando la nuova velocità angolare dopo, omega primo, con la formula inversa di questa, vediamo che dobbiamo calcolare il rapporto tra il vecchio momento di inerzia e il nuovo momento di inerzia, che nell'esempio appena detto, diventa il doppio, cioè il nuovo momento di inerzia diventa la metà, quindi questo rapporto tra il vecchio e il nuovo è pari a 2 ed ecco che la velocità angolare nuova è il doppio di quella vecchia. Riassumendo, in questo caso la velocità angolare è cambiata, ma non perché sia stato applicato un momento torcente dall'esterno, ma perché è cambiato il momento di inerzia della ballerina. In assenza di un momento torcente applicato dall'esterno, il momento angolare si è conservato e quindi la conservazione del momento angolare ha costretto la velocità angolare a crescere.